il direttore generale, il dottor Lanza, il direttore sanitario, il dottore Rapisarda ci hanno dato l'incarico di verificare che in tutte le RSA siano rispettate le linee guida date dalle circolari ministeriali e dalle direttive regionali che riguardano la messa in atto delle modalità di sicurezza per i pazienti, per gli operatori sanitari e anche per i fornitori esterni. E di conseguenza la nostra, diciamo, verifica è che ci siano i dispositivi di protezione individuale, che non ci siano stati contatti stretti con persone provenienti da fuori, che non ci siano Covid positivi, che non ci siano sospetti anche di Covid, perché altrimenti dovremmo disporre delle misure cautelative differenti. Che soprattutto i fornitori esterni rimangano all'esterno della struttura con i dispositivi di protezione che sono necessari, che chi entra nella struttura li abbia indossati, che la distribuzione dei pasti sia ottemperante al distanziamento sociale e che, se necessario, vengano fatti dei turni per la mensa, che tutti i pazienti abbiano la mascherina per proteggersi da eventi esterni loro stessi e anche per proteggere gli operatori sanitari che lavorano presso le strutture. Siamo a riposto stamattina per verificare i percorsi e lo stato dell'arte rispetto al Covid delle case di riposo che insistono su questo territorio. Il sindaco ci sta accompagnando in questo giro, è stato assolutamente disponibile e adesso andremo a vedere se e come le disposizioni nazionali e del governo regionale e dell'assessorato alla salute sono state rispettate in queste case di riposo, dove però mi dicono non c'è stato alcun caso né accertate e neanche sospetti. Noi siamo stati a Ramacca, siamo stati a Randazzo, siamo stati a Biancavilla e abbiamo trovato delle strutture assolutamente in regola con le disposizioni, dove i parenti non entrano, dove tutti gli operatori sono forniti dei dispositivi di sicurezza individuali e dove non ci sono stati casi acclarati e neanche sospetti di Covid-19. Colleghi che si spendono quotidianamente sul territorio proprio per prevenire l'eventuale instaurarsi di qualche focolaio, una cosa veramente utile, un accoglimento da parte di questa amministrazione a braccia aperte, perché tutelare questi ambienti che sono dimostrati quelli più cadi, quelli più affetti da questa patologia del coronavirus, e quindi non solo sono ben accetti, ma li accompagnerò personalmente, tenendo presente che l'ASP, tramite il dottor Di Liberti e la dottoressa Fisicaro, sono state sempre pronte e dirigenti a rispondere a qualsiasi esigenza che noi abbiamo evidenziato.